Tanti milanesi in piazza Duomo a seguire la cerimonia del 4 novembre per la festa delle Forze Armate. Quando la banda entra c'è un bel sole ad accoglierla. Di fronte ad autorità civili e militari viene letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Diamo onore alle Forze Armate. Sfila il prefetto di Milano Renato Saccone con il generale di corpo d'armata Gino Micale dei Carabinieri Pastrengo. In mattinata era stata deposta la corona di fiori al monumento ai milanesi caduti in guerra. Momento istituzionale anche per il sindaco di Milano Sala. Domani incontrerà il ministro dell'interno Piantedosi, che presiderà il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sapete, il nostro orientamento è aggiungere uomini e donne della polizia locale e noi abbiamo un programma di averne un 500 in più. Presenti anche le associazioni delle armi delle forze armate per ricordare chi si è sacrificato per la difesa della nazione. Anche se attualmente purtroppo la storia non insegna niente, perché le guerre continuano a esserci. Inevitabile anche un pensiero a questi tempi di guerra. Le forze armate sono per la pace, anche perché non c'è niente di peggio di dover fare la guerra e di doverla fare in prima persona. 4 novembre anche alla scuola militare Teulié di Milano, dove 170 allievi dei corsi hanno celebrato la festa con l'alzabandiera. Molti di loro un giorno saranno effettivi delle forze armate.